E così, dopo aver letto il primo volume di Showa di Mizuki, e ordinato il resto, perché è una bella storia completa, e al contrario di quello che dicono i vari guru, influencer, pseudotali su YouTube, se volete capire la storia del Giappone non leggete Dragon Ball, che è un romanzetto distorto di un racconto cinese, tra l'altro, ma leggete questa pubblicazione, queste realizzazioni. Tra l'altro Mizuki era un vero storico, ha saputo narrare la storia del Giappone degli anni 20-80 del XX secolo, il Giappone che salì alla ribalta mondiale nel bene e nel male. Il resto, come si suol dire, mancia, che non dovete dare ai suddetti signorini che stanno su YouTube. Spendeteli per comprare roba seria e decente.